Facebook a proposito del libro, una domanda tendenziosa era arrivata da qualche parte, niente sesso se non inglese, che potrebbe essere anche un comment, se si può vedere. Diciamo però che l'esperienza del passaggio della cortina di ferro noi... Ora, PC per 3 sta dimostrando il contrario. Cosa avrebbe seguito l'ultimo scandalo legato al principe Andrea, eccetera, eccetera. No, però dice degli inglesi, ma anche loro diciamo, non sono così perfetti. Sono un po' diciamo, l'esperienza vissuta a quell'epoca sarà per formazione mentale mia, per formazione teologica, per passione politica, eccetera, eccetera, per me è stata un'esperienza positiva, al di là di quello che si dice oggi e che si diceva anche a quell'epoca nella gran parte del mondo occidentale, il diavolo diciamo del terrorismo diciamo è loro, non mi è sembrato nemmeno che mi fosse proposto, ed è stata un'avventura che al di là dell'esperienza affettiva personale è stata un'avventura di vita per me positiva e gradibile. Mi dici una cosa, perché alla nonna non gli ha mai scritto? Alla nonna, perché non gli ha mai scritto? Alla nonna non gli ho mai scritto. E guarda, rimane lì, cioè nel senso, dopo lo leggerete, lo vedrete, cioè nel senso, rimane il fatto che questa nonna, molte, io me lo sono immaginato, mi sono detto, ha conosciuto così profondamente questo italiano, ci ha vissuto più insieme, cosa che è meglio, e tutto il resto, cioè, perché non gli ha scritto? Il rapporto con la nonna è evidente, era un rapporto che deriva dal rapporto con i nipoti. Nel momento in cui si annettano i legami, i primi legami si annettano sono quelli di una parentela più lontana, più anche se è la parentela meno colpevole di tutto ciò. E qui interviene la signora di là. Nel momento in cui si apre una strada però dicevo, ma non gli è mai venuto, perché ora è Facebook, è un tenitore che dice ho conosciuto 30 anni fa una persona, mi ricordo il nome, da vedere se è su Facebook, io poi l'ho trovata, ma l'hai cercato, è un discorso reale, perché effettivamente se ne ricorda bene anche Livia, mentre stavamo a scavare per il piede, in un pochino si trovò questo strato di roba bianca con resti spugnosi, questa mezza calotta nana, questi resti qui che all'epoca si presero, si tirarono una vecchia fognatura e si riempirono i sassi, di erano quello è il ritrovamento cruciale, come è il ritrovamento cruciale in un'altra zona dell'orto che è stata anche del Partito Nazionale Socialista. La storia che è venuta poi scritta su libro, chiaramente una storia di fantasia, ci sono ispirata da questi due ritrovamenti, da questi due avvenimenti importanti, mettendo insieme una cosa che probabilmente forse dovrebbe essere diretta, e un'altra cosa che appartiene all'appartenenza a qualche nazista in cui tedesco viene di conseguenza tirato fuori un plantino di questo genere. Il periodo del Natale passavo dal zio che però era un vivere diverso, un rapporto diverso, cioè il rapporto dell'uno con i cuori, con le zie e due nonni che arrivava lì a fare il signorino che aveva a casa, quindi un pesce fordato. No, allora no, non era un pesce fordato, c'erano due amici, c'erano amici miei nella zona di San Marco, mi ricordo ancora diversi nomi di bambini e bambine. La comunità del paesino della parrocchia diciamo di San Marco è piccola, quindi c'era il barrio di Peppino davanti, le case del centro medio più avanti verso l'ospedale, e quindi i bimbetti che girarono nella zona erano tanti d'altro. D'estate ci sono trovata la vecchiaia a spannocchiare il gran turco una volta,
quindi cioè c'era certa attività che noi anche qui si partecipava in modo marginale divertente. Storici, no? Il famoso noir storico, addirittura ho avuto la fortuna di incontrare quella che viene definita la signora del Cinquecento, perché lei, vabbè, insomma, è una storica dei merci, no? La De Piche. E la capacità sua, che è quella poi di infilare della fantasia dentro la storia, è di trovare dei buchi, no? Che non sono scritti sui libri. Che quindi lei può riempire tranquillamente, con le storie. Bisogna saperlo fare. Insomma, voglio dire, l'hai studiato la storia del costume, la ricostruzione dei costumi, cioè che ti ci vuole? Sei minuzioso al capello. Il problema dello scrivere romanzi e racconti è trovare l'argomento che interessa per scrivere romanzi e racconti. Lei ha ragione quando mi dice la De Piche riesce a ricostruire delle pagine vuote per il periodo del Rinascimento, del 500 e 600. Però evidentemente lei ha un interesse mentale particolare suo per il periodo del Pasqua. A me me ne frega, cioè, se a me non me ne frega nulla di riempire alcune pagine, mi interessa più riempire altre lacune che ho io, oppure ricamare intorno a quelle poche cose che conosco io. Questo mi ispira, mi esce. Hai ragione, sennò per le altre cose non lascio a freddo. No, perché ti vedo, ripeto, così appassionato nella ricostruzione degli abiti, vai alle maniglie, alla polvere, il cannone, la palla, le cose, cioè devi aver studiato queste cose che hanno dei riferimenti storici, e più di me ha studiato lui in questo ambito, perché io mi sono limitato a trovare il guscio esteriore e dal guscio esteriore estrarre poi delle attività che sono quelle della regolazione storica, però non vissute intimamente da me. Cioè, mentre io mi posso immedesimare nella figura che era stata quella di mio padre, che era sottufficiale presso la scuola d'artiglieria qui, che aveva visto i gruppi agli ufficiali, che partivano per Russia. Quella l'ho vissuta, quell'altra no, cioè l'ho vissuta per interposta persona. Però la ricerca in qualche modo. Quindi, quella è una cosa che riesce a appassionare. Però la ricerchi in qualche modo. La ricerchi? Sì. Cioè c'è un motivo per cui, non so, se vado un film originale scozzese, cioè... Sembra strano che dietro a queste tue passioni del costume non ci siano delle storie, capito? Ci piacerebbe che tu continuassi le storie. Capito? Anche romanzate, che ne so, cioè inventate. Divertimento, curiosità, però non è nulla che mi ispira a tutte le pagine. Perché sarebbero pagine vistosamente false. Thank you.